Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial per il canale di Aite Kronos. Sono Riccardo e oggi vi insegnerò come creare un testo di ghiaccio in una tempesta di neve che avete visto come intro e che voi avete richiesto, di cui voi avete richiesto il tutorial. Per questo effetto utilizzeremo, come vedete qui che è già aperto, Adobe Illustrator, Cinema 4D e After Effects, e direi di iniziare subito perché è un tutorial molto ma molto lungo. Quindi, una volta aperto Illustrator, andiamo su File, New, 1280 px per 720, ok. Con lo strumento testo dobbiamo creare appunto un testo e scrivere quello che vogliamo e scriviamo quello che vogliamo. Ovviamente, cioè mettete il font che volete, metto quello di Vanessi e lo allarghiamo tenendo premuto Shift, così lo centriamo, premiamo Ctrl R, stabiliamo il centro della composizione andando qui tenendo premuto e trasportando qui bene o male nel centro, quindi spostiamo un po'. Ok. Ora selezioniamo il testo. Qui andiamo su Type, Create Outlines per creare i vettori e la maschera del testo e possiamo salvare. Save. Allora, sul desktop io già ce l'ho, lo sovrascrivo. Sì. E lo salviamo, questa è una parte molto importante perché Cinema 4D non legge tutti i formati e dobbiamo salvarlo come Illustrator 8. Diciamo su ok, yes, e abbiamo salvato. Abbiamo finito con la parte di Illustrator, passiamo a Cinema 4D. Ok, allora, una volta aperto Cinema 4D, portiamo il file facendo File, Merge Objects. Ecco qua, scale 1, ok, ed eccolo qui. Ora non abbiamo impostato proprio per bene la cosa, i parametri, quindi andiamo su 0, anche qui 0, e vediamo che si è messa proprio nel centro. Ora premiamo qui, external nerves, lo mettiamo dentro. Lo rendiamo 3D con una profondità di 50 e clicchiamo su Hypercut, così si è creato il nostro testo 3D come possiamo vedere. Aggiungiamo i caps con 5, 3 per averlo più rotondo. Ok. Adesso dobbiamo creare un materiale, dobbiamo renderlo di vetro. Quindi doppio clic e iniziamo con questo materiale. Prima di tutto cambiamo il colore a tutto bianco, aggiungiamoci e dobbiamo mettere l'opacità a 38, 38, 40, diciamo da queste parti. Attiviamo il canale della Luminance. Abbassiamo l'opacità bene o male a 25 e dobbiamo aggiungerci il swing out con un metodo di moltiplica. Clicchiamo anche il canale trasparenza e dobbiamo cambiare il colore per renderlo un poco blu chiaro, tipo così. Aumentiamo la reflection a 2, magari per vederla meglio mettiamo qui, quindi arricchiamo un poco la schermata e ci aggiungiamo un poco di noise, un po' di disturbo, diciamo, per rendere appunto l'effetto ghiaccio. Lo cambiamo il colore 1 che di solito è un
diciamo nero, lo dobbiamo fare grigio e di preciso. È questo. Ok, vediamo che qui si è modificato. Come tipo mettiamo wavy turbulence per dare, qui magari vediamo meglio. E adesso dobbiamo aumentare la scala perché dobbiamo vedere solo una certa parte, diciamo, di questo effetto a 700. Okay. Così in modo da avere appunto l'effetto. Poi ritorniamo a trasparenza e come metodo di fusione mettiamo moltiplica in modo da moltiplicare, diciamo, la nostra texture con un'opacità di 90. Clicchiamo anche environment. Sto andando di fretta perché appunto l'effetto è molto veloce e non mi metterò a spiegare ogni singolo passo anche perché c'è il limite di 15 minuti, quindi devo cercare di fare presto. Anche qui cambiamo il colore a 223. Sbagliato. E 240. Poi mettiamo un'opacità di 36%. E ci mettiamo la texture noise modificando ovviamente il secondo colore questa volta, rendendolo sempre grigio. Ok. Anche qui wavy turbulence. E aumentiamo la scala a 700%. Poi abbiamo low clip e high clip. Questo 36. E questo 68 per avere maggior contrasto. Qui il metodo di fusione. Aggiungi. E diminuiamo l'opacità a 80. Clicchiamo Bump con la texture noise. Tipo Luca. Aumentiamo la scala globale a 400 e dobbiamo alternare i colori. Il primo bianco e il secondo nero. In modo da avere questo effetto qui. Il low clip a 11 e l'opacità a 77. Andiamo a specular, andiamo plastic, l'altezza a 20, cioè width, height a 50. E il fall off a 8. Come possiamo vedere dalla nostra texture, ecco qui la nostra texture sembra proprio ghiaccio. Ora applichiamo il nostro testo, andiamo qui e mettiamo film HD 720 25 qualsiasi. Ok, ora dobbiamo creare una camera, la attiviamo, la selezioniamo e mettiamo tutto a zero. Un attimo sbagliato. Ok, allora. Ok, e adesso che è a zero, la dobbiamo allontanare
in modo che si veda tutto il testo, così. Per non rischiare di muoverla andiamo su Cinema 4D Tags, Protection, e in modo che vedete se muovo non si fa niente. Ora creiamo delle luci, per questo io direi di passare al top. Abbiamo la nostra telecamera qui e dobbiamo creare delle area light che modificheremo, quindi andiamo nei details. Come tipo mettiamolo cilindro, qui possiamo vedere l'anteprima. Le dimensioni X, Y, Z dobbiamo fare 25, 25, 1000. Lo scopo è quello di creare, come vedete, un neon. Ora il radius 12,5, e facciamo show in reflection, cioè il riflesso del testo dovrà far vedere la luce. Duplichiamo questa luce 4 volte, quindi control 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 i, no. Perfetto. E chiamiamola front destra sinistra o right and left back. Ora selezioniamo front, la rotiamo tenendo premuto shift fino a quando 90 gradi e la muoviamo qui. Ora andiamo su quella di destra, la spostiamo qui. Andiamo su quella di sinistra, la spostiamo qui. Dobbiamo praticamente creare un quadrato. Questa la ruotiamo. E la mettiamo qui. Ora teniamo premute tutte e quattro, facciamo group objects o alt più g e si creerà un null che chiameremo luci. Questo Aetherchronos e questa camera, perfetto. Ora dobbiamo modificare un poco i settaggi delle luci. Andiamo nel front e general densità 100%, perfetto. Quella di destra 20%, stessa cosa per quella di sinistra 20, quella di dietro a 170, quindi oltre il limite. Come vedremo, si sarà creato questo simbolo. Andiamo in front qui e dobbiamo alzare tutte e quattro le luci qui e adesso possiamo renderizzare. Quindi andiamo in output, vediamo che sia tutto. Per questo dobbiamo fare un solo frame, quindi direi che il frame 0 va bene. Scegliamo dove salvarlo, formato targa, mi raccomando, alpha channel, se volete il progetto ma non serve, anti-aliasing best, 1x1 4x4, ok, basta. Renderizzate e posso dire che è finita questa prima parte. Votate, commentate, iscrivetevi al canale dell'Aetherchronos. Ciao!